se non passo di qua, dov'è che dovrei andare? Forse sfruttando questo blocco deve funzionare. Voi cosa dite? Se fai tutto il gameplay cantando, ma che bella sta canzoncina, ti entra proprio in testa e ti viene da cantare sempre di più. Ok, forse è meglio che smetto. E salve a tutti raga, benvenuti a Mr. Watti in una nuova puntata di Retro Lovers. Oggi siamo qui con un gioco un po' speciale per me, perché io conosco appunto il gioco Libro della Giungla, però l'avevo giocato su Windows 95-98 e quindi sono personalmente curioso di sapere cosa cambia con la versione del Super Nintendo. All'inizio mi sembra tutto totalmente diverso, sappiatelo. Ecco, già cambia un po' leggermente, perché mi ricordo che iniziava con una discesa il gioco. Lanciamo banane, mi si abbassa, guarda anche in alto. Il fatto di guardare in alto è una cosa che si è un po' persa nei platform nuovi. Ah ok, con quadrato ci si arrampica, ci sono api dispettose, quindi diciamo questo vale un po' come il mio ricordo di infanzia. Ah, addirittura, niente, ma dai, ma pure le libellule mi devono attaccare. Vedo tutti gli animali che potevano essere. Salve, è un casino però sparare in alto, perché bisogna puntare in alto, no, per sparare. Però quando lo fai ti si arrampica pure in alto, quindi è un casino. Poi in realtà non so neanche che strada devo fare, perché perché sembra anche molto labirintico. Ma siamo già a questo punto della storia, cioè metà il Libro della Giungla brasato. E niente, bella l'animazione però. E basta però, se ti colpisco. Ma tra, ma sono dei lama. Ma dai, ma perché sputano i serpenti, da quando? E so, un soffio e muoio. Ec, tipo quello. Ok, checkpoint, giustamente, con l'amichetto elefante che non mi ricordo come si chiama. Sempre comunque con la frutta, come con Tarzan, eh. Battimento al Disney è un po' da rivedere. Voilà. Oh, salve. Meno male che non mi ha visto. Che è sta roba? Oh, un cuore, grazie. Oh, ah, ah. Meno male che sono salito. A volte serve il quadrato per arrampicarsi, altre volte no. Quasi, diciamo, quello che ti aspetti da un gioco sul Libro della Giungla. Quindi direi che hanno mantenuto abbastanza la promessa. Il serpente dorme, io vado avanti. Giustamente come in Aladdin, quando si arriva davanti a un muro, fa l'animazione di spingere. Ma se io lo schiaccio, scusa? Ah, e dillo che non è un nemico, io che ne so. E giustamente, no, capivate tutti, no, che fino a mo i serpenti ci attaccavano. Questo, dato che è diverso, mi fa saltare. Nessun soffio e muoio, guardate come muoio male. E certo, però a quanto pare devo stare in alto. Aia, il cactus. E salve, salve, salve. Addirittura sono riusciti a conservare la... Ah, ecco Baloo. Sono riusciti, diciamo, a conservare la peculiarità del cartone, perché le scimmie ti facevano saltare. Sì, capisco che l'ha fatto perché c'entra col cartone, ma è a caso in quel momento. Comunque, sono un po' più soddisfatto. E niente, 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 le piante, dai. Che poi, ah, è per quello che non l'ho vista invisibile quando si richiude. Quella maschera lì cos'è? Crash? La voglio, voglio vedere cosa mi fa quella maschera. Cos'è? La stella di Super Mario? Cuore, grandissimi. Dai, t'ho toccato. Pensavo chissà cosa la maschera, invece. Ah, ecco, l'ho shottato così. Non so dove l'abbiano preso in realtà la maschera, perché non c'è nel cartone. Cos'è sta roba? E niente, niente, niente. Aspetta, fammi vedere un attimo. Dai, e vabbè, lì c'è una vita extra, l'ho vista. Voilà. Liscio come l'olio. Sembra che poi involontariamente abbia lo stesso difetto di Sonic. Non perché Mowgli corre effettivamente, però perché ti schippi troppe cose in questo mondo. E ho capito, però allora scusami. E se mi spari in continuazione il serpente? Vero che non c'è copyright YouTube, vero, vero che sei gentile e capisci che questo è un gioco. Anche se la musica sembra uguale all'originale, quindi non so, Sempre... Oh, ma basta, ma perché? Qual è il problema qua che sputano tutti? E poi è ironico, la Disney fa un gioco sul lama, le figlie di imperatore. Vabbè, spara l'uva e basta in realtà. E qua è tutto sputato. Che è sta roba? No, vabbè. Mowgli addirittura riesce ad andare sulle foglie. Checkpoint grande. Come surfa comodamente. Aia! Niente, niente. Però stavolta il checkpoint. Modo, adesso ti pesto. Vabbè, pure. Devono metterci qualcosa in più, però di per sé il gioco non è affatto male. Non ci arrivo però, serpente. Cos'è quella roba? Un formichiere? Dai, ma che cavolo? Il bello è che poi le cose succedono tutte assieme e non si capisce una mazza. Sì, capisco poi anche perché... E niente. Capisco perché poi Mowgli spara quelle... le banane, perché effettivamente nel film è forse l'unica cosa che spara. E vabbè, il diluvio universale di sabbia. Beh, innanzitutto checkpoint, così spawno se succede qualcosa. Weyla! Eh sì! Colpito e affondato! Meglio di un cecchino. Sì, forse avete ragione, deve proprio piacerti il Libro della Giungla per poter giocare al gioco, però... Dai, non è malissimo come gioco. Ma cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Un'arachide? Che cavolo è?
Ah, mi toglie la vita. Oh, basta spawnare. Oh, che cavolo. Masso. Mi ha fregato perché io pensavo di passare sotto. Invece c'è il muro da furbetti, ovviamente. Effettivamente mi sento già cantarla tutti, visto che va in loop così tanto. Spero che per YouTube non sia la stessa cosa. Sì, vabbè, mi lecca. E vabbè, mi lecca. E vabbè. Oh, e salve. Stavolta l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. Perfetto, grande elefante. No, vabbè, ma c'è sto muro che poi in realtà non c'è perché Mowgli ci passa. Niente, niente, mi hanno shottato, ma respawno di là. È preciso il checkpoint, lo mettono proprio dove potrei morire potenzialmente e sono io puntuale. Però se non passo di qua, dove che dovrei andare? Forse sfruttando questo blocco deve funzionare. Voi cosa dite? Se fare tutto il gameplay cantando. Ma che bella sta canzoncina, ti entra proprio in testa e ti viene da cantare sempre di più. Ok, forse è meglio che smetto. Salve, no, 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 girati, girati, arrotati, arrotati. Niente, niente, c'è l'animazione, non mi attacca, ok. Salve, mi sorprende come le pietre siano messe a caso. Oh, grazie mille. Dico, come se ero messo a caso le pietre solo perché devono ostacolarmi. E quindi sono lì punto, senza motivo. Ah, remixata pure, velocizzata. Ma perché devi menare sempre Baloo appena arrivi? Qual è il problema? Abbastanza scorrevole, deve piacervi il libro della giungla, lo ammetto. Perché sennò difficilmente lo giochereste. Ah, siamo contro K adesso. E mi sta prendendo, perché ovviamente se guardate il film. Ma se io premo start, già che si scurisca, raga, non è ovvio. Cosa? Chi? Ancora? Ma poi sono costanti le scimmie? Devono essere costanti per tutto il gioco le scimmie, no, vero? Dai, ma che cavolo? Ma basta! Ma perché dovunque vado mi colpiscono? Ma il picchio sull'aliano, scusate. Ah, e questo è il game over? Addirittura così non mi fa scegliere liberamente, sono io che penzolo. Ah, ma poi in realtà questo gioco è veramente tanto per bambini, perché almeno Tarzan ti resettava tutto abbastanza. Invece qua respawni direttamente da qui, dal livello stesso. Api moleste. Aia, aia, aia. Niente. Però aspetta, se qua c'è un rimbalzello. Aspetta, aspetta. E niente. Volevo solo il cuoricino. Cuoricino preso. Però è stato inutile perché poi mi hanno devastato. Quindi niente. Palla da bullying. No. Perché c'è il nido non mi tiene. Per qualche strana ragione. No, vabbè, che casino. Niente, niente. Lì no, perché lì c'è il nido dove devono spawnare per forza gli uccelli senza motivo. E man mano si sta facendo sempre più avventuroso. Devo dire, aia, mi devo salire. Ah, ecco di qua. Poi così. Dai, no, il buco, no. Ma si può avere l'albero bucato dal nido? Ma qual è il senso? Spero che questo ritorno all'infanzia, che comprende anche il fatto di essere retro lovers, appunto, vi sia piaciuto. Io vi ricordo, come al solito, lasciate un like, di commentare e condividere. Passate in descrizione per il sito Viola, dove streamo quasi tutti i giorni alle 16. Comunque trovate il calendario aggiornato sul mio profilo Wattpad e scrivo storie, sul mio secondo canale Rapper Massimo, il mio canale Rotti Fendi, dove ci sono film vecchi dimenticati, sul sito riferimenti.com, dove parliamo di tutti i tipi di videogiochi. Io vi ringrazio come sotto per la visione, ci vediamo al prossimo video e ciao Mr. Watti.